Salve gente, benvenuti in questo nuovo video, qui è il vostro Nikron e siamo in Disciple 2 Dark Prophecy con la campagna dell'Impero, la saga dell'Impero. In questo turno ragazzi, nel precedente, meglio dire, abbiamo conquistato la cittadina a nord, Asmara, controllata dai dannati. E adesso noi cerchiamo in qualche maniera di fortificarla e difenderla da un attacco nemico. Ok, signore. Il nostro... Per il nostro signore. Arcangelo dovrebbe piazzare anche qui un bel caro bastone. Ne facciamo un altro, ma non ci bastano i money. Allora, Nikron, combatti contro le unità non morte rimaste sulla mappa. Mi ammazzi sto tizio qui che altrimenti ci paralizza, sto stronzo che è immune a veleno ovviamente. All'inizio questa squadra ragazzi l'abbiamo evitata perché ci faceva parecchio paura, ma contro una squadra di livello 4 tutte le cose cambiano nettamente al meglio. Vedete il danno lo subiamo, ma è illusorio rispetto a quello che proponiamo noi. Non mi bastano i passi, quindi non sono costretto a utilizzare l'incantesimo. Accelera. Andiamo a recuperare lo scrigno. C'è una sfera del fuoco. Qui abbiamo una squadra di zombie. Uther che ha conquistato quasi. Ha quasi conquistato questa cittadina. Adesso ci riproviamo. Dovrebbe essere semplice conquistarla. Ok, e anche questa città in potere ai nani gli viene sottratta. Feccio mana traditrice, Morok vi farà pagare la vostra arroganza, ci incontreremo ancora. Me basta per tornare fuori ed eliminare lui. Ok, puntiamo al leader. Andiamo al gigante. Viene letteralmente paralizzato. Il nemico non ha molto da fare, che l'unica scelta plausibile è fuggire, ma difficilmente troverà strada libera. E infatti la squadra cade sotto le grinfie del mio potere. Ok, lì praticamente c'è la capitale. Sono ragazzi, tornato. Ormai anche i dannati, cioè i nani, sono letteralmente sotto il mio gioco. L'ascolto. Ancora? Sì? Un altro paio di turni ragazzi, anche questo episodio finisce, quindi spero realmente di in quest'ultimo video che sto realizzando in questo momento, di concludere la partita. No, cioè concludere la missione, non la partita. Perché ormai praticamente controlliamo la mappa e non abbiamo moltissimo. Andiamo a verificare un po'. E controlliamo il 39% della mappa. Dunque mi sembra abbastanza. Vorrei un po' visitare cosa c'è qua dietro, tanto per fare prendere più esperienza possibile a Nikron, che ormai è a metà percorso per raggiungere il settimo livello. L'impero è mio. Oh, cari dannati, mi venite a trovare. Io vi elimino. Squadra di livello 1, dovrebbe essere facile. Perfetto. Cosa vuoi? Noi non gli diamo neanche fiato. Se riusciamo, creiamo una piccola guarnigione. Sì. Perfetto. Passiamo subito ai turni, ragazzi. Ormai non mi resta altro che visitare quel edificio lì e conquistare l'ultima città in mano ai umani neutrali, che praticamente controllano quella cittadina, sono di livello 3, quindi un bel po' di esperienza ci becchiamo, però niente di cui aver paura. I nani, come vedete, si sono ridotti in brandelli, come appunto anche i dannati.
c'è un altro. Però è una bella pozione. Aumenta permanentemente il 10% dei danni inflitti in combattimento. Perfetto. Bella squadra di troll questa qua. Subito al troll. Io ragazzi non vedo l'ora di trovare un artefatto che mi dia possibilità di come dire, di paralizzare come appunto fa Uther di suo. Muori. Dio troll. Ancora manca 1000 ragazzi, 1000 di esperienza. Cosa nascondeva il troll dietro? Unità incantata riceve il danno in meno attacchi. Tutto al leader ragazzi. E come raggiungo questo posto qui? È irraggiungibile ragazzi. Penso che sia tramite vento. Oh diamine, mannar. I mannari sono immuni alle armi. Bastone della paralisi. Consuma il 100% dei punti di movimento del bersaglio, paralizzando per un giorno. Non serve un cazzo, devi saper utilizzare i bastoni. Ragazzi, forse ci si è fregati l'opportunità di vedere cosa c'era all'interno. Cosa vuole? Allora, vediamo se riusciamo per prima cosa ad andare a ricercare armatura sacra. Non dispone di mana sufficiente per studiare questo incantesimo. 450 e abbiamo invoca armatura vivente, non mi basta neanche. Invoca golem, no. Invoca armatura vivente 400 di zaffiro. Quando lo accumulo lo voglio fare, perché voglio vedere cosa c'è lì dentro ragazzi, perché non vorrei che ci sia un oggetto sono stupendo tornato. Cosa? Ci proverò. Speriamo che non la becchiamo dietro, perché qua il nemico è tosto. Quindi io vorrei in qualche maniera prima punire lui. Colpiamo il leader. Ah, è morto. Continuiamo a attaccare il leader. Dubito che sopravviveremo ragazzi, e che ogni volta si scondri alla pari vincono sempre i nani. Anzi, gli regaliamo punti. È rimasto soltanto il nano con 52. Mi ha chiamato Lothair. Sono tornato. Sì? Spezza questo bastone. Ci sto rimanendo male ragazzi, se sta cosa qua.
il non poter riuscire a raggiungere la perfezione in questa mappa, ragazzi, dopo che l'ho sudata, mi girano un po', mi rode, mi girano un po'. Potenzi a fare, dai. Tanto ora muori. La spezza pure questo. Ancora? Sì. Pazzo, Nicolo, non puoi fare niente. Sei costretto a tornartene avanti. E ormai non ti resta altro che andare verso la cittadina con l'obiettivo. Eccola qui. Devi andare qui. E basta. Uther, fallo fuori. Per vendetta. Per vendetta per il nostro caro Lothair che è morto come un piala. Ma non poteva nulla contro la capacità del nemico. Che come sappiamo sono nettamente più abili di noi. Mi ha chiamato allo stesso livello. Eh sì, me l'hanno ammazzata, ragazzi. Con tutti questi incantesimi che mi hanno fatto, me l'hanno fatta fuori. Senza combattere. Uno per turno, praticamente me ne ha fatti tre. Guardate qui, ragazzi, provano a deficitarmi Uther. Contiene passi, Nigron. Eh? Dai, io vado in città. Qui niente potete farmi. Maledetti. Maledetti pirloni. Andiamo a fare, ragazzi, l'edificio che riguarda il titano. Con 750, così abbiamo una bella unità di livello 2. Questo sì che con un pugno ti casco nei denti. Sì? Eh? Cosa? Lanciare resta lì. Il ladro continua a esplorare quel che rimane. Sì? Sono tornato. Ancora? Sì? Ormai ci siamo quasi, ragazzi. Rimane l'ultimo sforzo, ragazzi. Io ormai voglio accumulare 400 per studiare l'armatura vivente e voglio vedere cosa c'è lì dentro. Soltanto per sapere se non ho fatto una cazzata io a far morire quel povero contadino che magari se lo salvavo mi dava... lo sai, ho il segreto. Oh, mi è caduto pure la cuffia. Sai, c'era il segreto della montagna, io so attraversarla ed ecco fatto. Praticamente vacci e combatti contro mio cugino che fa il saldatore. Ok, armatura, ma mi serve 200 per evocarla, quindi un altro turno ancora. Mi ha chiamato, signore. Tanto serve un altro turno ancora al Nicron per arrivare. L'impero è mio. Cosa? La mappa letteralmente esplorata. Uther resta lì, la città è piena. Ormai investiamo nei miglioramenti cittadini, guarda, ci possiamo permettere pure questo. Ai suoi ordini. Oh, 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 oh. Ok, andiamo a invocare l'armatura vivente, ragazzi. Esattamente nel punto in cui noi non possiamo entrare. Perché voglio vedere cosa c'è dentro. C'è sto porco. E voglio vedere cosa c'è qui dentro. Vabbè, siamo morti. Sì, ma qui c'è un tesoro, ragazzi. C'è
Cioè, non è uno scontro che mi fanno paura, eh. Solo io non ci posso andare, non mi fa entrare. Ai suoi ordini. Cioè, posso anche riprovarci, nel senso che... No, ci nega l'accesso. Eh? Eh no, io voglio aspettare un altro turno. Un altro turno ancora, ragazzi. Tanto ormai sappiamo che non abbiamo limiti, quindi non ci frega. Però un altro turno perché voglio vedere cosa c'è dentro lo scrigno. Quindi creare un'altra armatura e visitare l'interno. Sì, sei bravissimo, lo sappiamo. Contro un ladro. Bravo, bravo. Ok, altra armatura, ragazzi. Spero di non rimanerci palesemente male. Perché se qui trovo un artefatto pazzesco, mi mangio le mani. Ma va a cagare. Effettivamente non so cosa ci sia qui dentro, ragazzi. Quindi realmente posso provare a... Vabbè, gli faccio prendere un po' di esperienza. Ma non penso che ci sia parecchio qualcosa di strano. Sì. Quindi ragazzi, eccoci lo scontro finale. Andiamo... Sono tornato. Io però, raga, ma qualche incantesimo in più me lo farei. Quindi capitale, incantesimi, vediamo cosa possiamo fare con magari diamante zafiro. Zafiro, diamante zafiro, diamante zafiro rubino. Cioè tutto insieme ci vuole, eh. L'unica mana che non mi serve un cazzo è l'ossidiana che noi non utilizziamo. Ai suoi ordini. Mi farei a meno accelerazione. Vabbè, ma sono inquisitori, ancora sono squadre scarse, dai. Allora, per prima cosa mi fate fuori questo di qui. Ok, già è quasi morto. Eliminiamo il leader che dovrebbe essere il lanciere, quindi... Oh, ma fanno male sti tizi. Ok. Non dovevi fallire. L'elementalista che ovviamente deve morire al più presto perché effettivamente è quello che dà più rogne. Allora... quello pensa a se stesso, quindi se muore l'elementalista muoiono anche i suoi spiriti elementali generati. E muoiono pure gli spiriti elementali. Ok. E muori. E sei rimasto povero inquisitore supremo a morire sotto le mie grinfie. La città è presa, ragazzi, e presumo che si sia conclusa qui la missione. Con Nico che dovrebbe beccarsi almeno 100, 140 di esperienza, quindi non male, non male. Abbiamo catturato tutte le città, mio signore, la regione è nostra. Non girerò mai fedeltà a Demostene, è un governatore debole che non ci ha aiutato di quanto la morte della regina Uther è scomparso.
Uther tornato, inchinatevi davanti al vostro nuovo sovrano. Uther? Sei veramente Uther? Allora ti serviremo, siamo ai tuoi ordini. Missione complicata, ragazzi. Finalmente, come pensavo, sarei riuscito a chiudere questo episodio con la conclusione della missione numero 4. Andiamo a vedere cosa dà l'epilogo. Neanche Morok Cloudkeeper impedì l'avanzata delle truppe di Uther. Dopo la riconquista cappeggiata dal figlio, l'imperatore poté finalmente fare ritorno nella capitale dell'impero. Come avete visto, ragazzi, non dice molto l'epilogo, comunque abbiamo ottenuto il nostro risultato. Spero che vi sia piaciuto questo video, ragazzi, quindi vi invito a mettere un bel pollice in su, di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale, al server Discord, trovate tutto in descrizione, come raggiungerci, noi facciamo molte discussioni, quindi potete parlare benissimo con me, sono molto attivo. Se questo video vi è piaciuto, ragazzi, volete che tanta gente lo conosca, andate a condividere sui social ovunque, dove vogliate, WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, abbiamo un sacco di social, Twitter, ovunque, ragazzi, dove volete. Quindi ci vediamo, ragazzi, al prossimo episodio e buona visione con i miei video, e tra le playlist trovate tutto quello che vi interessa. Bye bye!